Lovers, io sono Francesca e oggi sono qui con un nuovo video. Come potete leggere qui sotto dal titolo, oggi vi parlo della mia esperienza al Salone del Libro di questo anno. Se andate indietro nei video dell'anno scorso nel canale verso ottobre, c'è un vlog della giornata che ho fatto a ottobre per quanto riguarda il Salone del 2021. Magari vi lascio il video qui nelle schede. Oggi sono qui non in veste di vlogger, ma vi faccio un video un pochettino chiacchierato perché ho perso il 60% delle clip del vlog e quindi mi metterò a sprazzi qualche clip. Vi faccio vedere il book haul, cosa ho riesumato dal salone. Io spero che il video vi piaccia, vi lascio qui sotto i link per acquistare i libri. Vi ricordo anche che se volete potete andarmi a seguire sui miei social, French Love Books, Instagram, TikTok, il blog, Goodreads, tutto. Detto questo, iniziamo. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono le tote bag, ne ho prese veramente tante. Allora, una di queste è quella di Audible, adesso ci sono tutte le altre tote bag dentro, fatta così, che era appunto di Audible in collaborazione con la Wizard World, quindi Harry Potter per chiarirsi, e all'interno appunto avevo anche la sacca della Star Comics, questa qui che ho scritto I Love Comics, e mi sono ritrovata anche questa, che sarebbe la stessa versione però azzurra, quindi ho tutte e due le sacche che dava la Star Comics. Adesso poi vi faccio vedere cosa c'era all'interno. Un'altra sacca è quella della HarperCollins, che è questa qui col suo loghino, mentre invece dietro c'è una frase di un libro che stavano promuovendo in quel momento, c'è la lavatrice che ha finito, con scritto promettimi di rendere leggiadra la tua vita, promettimi di renderla grande, bella e poetica, e anche se non sarà poetica, tu la scriverai in modo che lo sia. Trent Dalton, tutti i bagliori del cielo. Eccola qui, molto molto bella, sinceramente. Mi piacciono le tote bag di questo colore un po' vintage. Poi altra tote bag che mi hanno dato con l'acquisto di un libro che vi faccio vedere dopo è questa qui della Feltrinelli. Io comunque l'ho presa Feltrinelli, vabbè, ho comprato un libro Salani, però me l'hanno data. C'era Newton Compton, Feltrinelli, eccetera. Leggere può creare indipendenza. Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Ecco, questa qui rossa, molto molto bella. E poi per finire sono andata all'Albero Azzurro e una ragazza gentilissima, noi eravamo tutte lì, tutto il gruppetto, vi metto magari qui una foto, abbiamo fatto la foto all'Albero Azzurro e vedevamo che davano le sacche ai bambini e io mi sono avvicinata e ho chiesto ma le date solo ai bambini o le date magari anche a noi, e ci hanno dato appunto la sacca dell'Albero Azzurro, molto carina. All'interno abbiamo anche i mini pennarellini, che carini che sono, e dietro appunto c'è scritto Rai Yo-Yo. Questa è molto molto carina, cioè è la sacca più bella di tutte. Dentro questo stacchetto della J-Pop ho messo tutto quello che avevo trovato nelle sacche della Star Comics. Ho trovato un manga così, credo una versione gratuita di One Piece Special Edition, poi Demon Slayer e a metà invece Dr. Stone, ecco, fatto in questo modo qui. Poi questi sono doppi perché appunto le sacche sono due e dipendeva da quello che scrivevi, se ti piaceva un tipo di manga o un altro ti davano i poster. Ho trovato quello di Demon Slayer, fatto in questo modo. Poi ho trovato un altro di Cupid Shop, sì, è diciamo una cosa nuova, ho visto che c'era un cofanetto fatto così, molto carino, questo mi piace, vorrei comprare anche il cofanetto, credo sia una storia queer comunque. E poi questo qua, l'edizione più attesa per una magica eroina, Cardaptor Sakura, io sfortunatamente non so cosa sia, però ho il poster, eccolo, fatto così. Poki e Kuru, scusate ma questa a me però mi sembra quella di Mirai Nikki, così. Ecco, poi abbiamo, vediamo un po', raga io l'inglese non lo so, comunque anche questo poster qui, questi qua sinceramente non sono il mio genere di manga, ecco. E poi questo che ho visto, cioè esploso questo manga, vorrei assolutamente leggerlo, questo qua, fatto in questo modo qui, l'ho scritto da Amazon in fumetteria, dico la libreria e store online. Ecco, queste erano le cose che si trovavano all'interno delle sacche di Star Comics. E queste appunto sono le sacche, ma andiamo alla ciccia, l'effettiva ciccia. Allora, primo libro che ho preso, grazie a uno scambio fatto con la mia amica Miriam, che man mano che parlo intanto mi metto degli spezzoni, adesso vi farò vedere Miriam e Federica quando siamo andati al muro dove mettere i post-it, io ho scritto una frase veramente azzeccatissima. Allora, come youtuber, anche oggi faccio schifo, Federica saluta, Miriam, sei in live sul mio canale. E ho scambiato appunto piccoli favori. Ovviamente l'ho scambiato prima di andare a mangiare, perché poi ho anche la clip dove stavamo mangiando al KFC. Giustamente appena siamo arrivati, ovviamente cibo giustamente finito, ovviamente. E adesso ritorniamo al salone e vi mostrerò, vabbè,
Federica, Miriam e le altre che le ho viste, ma non ho vloggato in quel momento, io genio. E ho anche dei clip di quando sono partita per il viaggio, comunque vedrò come editare questo video. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta. No, questo è di Miriam, passa la mano. È stato un viaggio lungo e estenuante, vero? Sì. Sì. E adesso ci becchiamo con le altre. E adesso vi giro la telecamera e vi faccio un po' vedere. Ecco. Appunto, piccoli favori della stessa autrice di La Casa di Sale e Lacrime, che mi interessava molto anche quello, e niente, questo l'ho scambiato con Miriam e sono super super curiosa, mi sono risparmiata 14,90€ di libro, che li ho spesi da altre parti. Poi, siccome avevo recuperato su Vinted i primi 5 volumi del manga Shadows House con la cartolina, volevo comprare anche il 6 e il 7 e siccome sono del Piemonte, ho meno di 24 anni, avevo diritto ad un buono di 10€ da spendere negli stand del salone e l'ho speso da J-Pop e ho comprato appunto il volume 6 e il volume 7, anche questo con le loro cartoline. Vi faccio vedere, io le cartoline le avevo messe tutte insieme nell'ultimo volume, così da non perdermele. A ogni acquisto di un volume c'era la sua cartolina, vedete? Io ero molto fissata e anche quando l'ho comprato e l'ho usato su Vinted, l'importante è che appunto c'erano le cartoline. E appunto sia il 6 che il 7, mentre oggi vado in libreria, non volevo comprare niente, sono passata vicino ai manga e ho trovato l'ottavo volume di The Shadow House, quindi anche questo è uscito, credo che in tutto ce ne siano 10 o 12 e anche questo aveva la sua cartolina, niente, quindi adesso sono in pari con questa saga e sono contenta. Poi vi faccio vedere due libri che non ho preso fisicamente al Salone del Libro, ma uno mi è arrivato da una ragazza proprio qualche giorno prima del Salone del Libro e non ve l'ho fatto vedere, mentre invece un altro volevo appunto chiederlo alla ragazza dell'ufficio stampa di HarperCollins, non l'ho vista quel giorno lì, gliel'ho chiesto per email, mi è arrivato, quindi io lo butto dentro al wrap up del salto 22. Vi faccio vedere quello che mi è arrivato dalla ragazza che si chiama Ilenia Bernardini, è stata veramente carina e mi ha omaggiato del suo libro Le risposte nell'acqua, fatto in questo modo qui. Sinceramente non mi ricordo di cosa parla perché ne avevamo parlato veramente tanto tempo fa, che se gli fosse rimasta una copia cartacea dopo il review party tutto quanto, se me la volevo mangiare io l'avrei letto volentieri, e quindi abbiamo anche il suo segnalibro con i suoi social dietro, vi lascio qui sotto i link, e anche una piccola dedica con scritto grazie per il tuo prezioso supporto, spero che la storia di Pietro e Martina ti piaccia, buona lettura, Ilenia. 28,4. Fate conto che a me è arrivato i giorni prima del salto, quindi praticamente un mese dopo, e niente, la voglio ringraziare. Io spero di dare una possibilità sia a questo che al libro che vedete dopo. E niente, ringrazio veramente tanto Ilenia. Mi sono dimenticata di farvi vedere anche i segnalibri che ho cuccato al salto. Abbiamo sempre Demon Slayer, Sunset Light, Cupid Shock, Tokimesh Tonight, non so cosa sia, Fortnite of Capola, quella roba lì che io non so leggere, raga. Per la persona del destino, ecco, questo già mi interessa un po' di più. Un altro di questi. Poi Ruonishi Keshin. Ok. Un altro di questi, cioè, raga, posso fare la collezione. Poki e Kuru, anche qui. E Neko Wappa. Ok. Poi abbiamo Summertime Rendering. Cersely, un altro, e questi invece sono quelli che avevo accaparrato l'anno scorso, nonché a Silence Voice, e questo invece è un altro segnalibro che non c'entra niente. Di per segnalibri me ne sono partiti a casa parecchi. Poi ad un certo momento ho incontrato anche Laura, che ci seguiamo su Instagram, ti mando un bacio se stai guardando questo video, qui sotto vi lascio su Instagram, vi lascio anche la clip che ho registrato con lei. Allora, ciao a tutti quanti, altra ripresa, altro giro, altra corsa, ho incontrato Laura che mi ha anche dato il suo libro, che ovviamente ne vedrete parlare perché il bello che è la prima volta che io scrivo a un autore emergente perché voglio leggere il suo libro, ne ho sentito talmente tanto parlare che ero molto curiosa e lei me l'ha gentilmente omaggiato, adesso poi vi faccio vedere tutto quando torno, non vi preoccupate, cioè vogliamo sprecare un attimo di tempo per far vedere i suoi capelli, voglio avere i suoi capelli, vi prego. Donate tutti un euro e avrò i suoi capelli, come no? E adesso ci facciamo una foto. Comunque andateli a seguire, vi lascerò i suoi link qui sotto, quindi
ho lasciato praticamente i link di tutti qui sotto, quindi ok. Come vedete, appunto, mi ha omaggiato il suo libro, L'anno in cui tutto è cambiato, prima parte, When I Meet Your Series, di Ilaria Macaluso, e mi ha anche dedicato la copia. Ho scritto a Francesca: grazie di cuore per aver voluto accogliere la storia di Adam e Rebecca nella tua libreria. Spero che questo viaggio in California ti riempia di emozioni e ti faccia scoprire nuovi amici di carta. Benvenuta a Miracle Beach. E abbiamo anche il suo segnalibro personalizzato, molto molto bello. Questo sono io per prima che gli ho scritto, appunto, come avete visto nella clip, perché volevo veramente leggerlo, mi interessava tantissimo e non vedo l'ora di farlo, soprattutto adesso che siamo nel mood estivo. Poi sono andata allo stand della Corte, ci sono passata qualche volta ma non trovavo mai Ilaria Varese. Quando sono passata l'ultima volta ho detto questa e poi basta, l'ho trovata e ho comprato Bacio di Fuoco. Vi lascio ovviamente la foto da qualche parte. È il secondo volume della Winter Fair, il primo comprato al salone di ottobre, vi lascio qui la foto. E quindi ho comprato anche il secondo con scritto a Francesca: divertiti a Los Angeles, con affetto Ilaria Varese, salto 22. Bellissimo, proprio bello bello bello, non vedo l'ora di leggere questa storia, spero di riuscire a leggerla una volta che ho tutti i volumi, ma vuol dire aspettare altri 4 anni per comprare gli altri volumi, quindi li comprerò direttamente da Ilaria su Instagram, così mi faccio autografare. Un altro libro che ho comprato allo stand della Queen Edizioni, perché l'ho visto, ero veramente interessata già ai tempi quando era uscito, l'ho trovato a 5 euro, raga, la Queen faceva degli sconti pazzeschi, era rimasto pochissimo, veramente era domenica e c'erano veramente pochi libri, però ce n'era uno che mi interessava, nonché Broken, l'ho persa una volta, non la perderò di nuovo, di Crystal Caswell, molto molto bella la copertina, un romanzo sulle seconde possibilità pieno di calore, amore e delusioni. Sono veramente veramente curiosa, costava appunto 15,90 euro, io l'ho pagato 5 euro, veramente super super contenta. Poi appunto vi ho parlato della sacca rossa, e per prendere la sacca rossa dovevi prendere un libro. Ho visto che c'erano delle copie autografate di questo libro riguardante questa autrice, io avendo già il suo primo romanzo, volevo anche il secondo, anche se mi stanno sconsigliando tutti la lettura, io ho paura perché sono sicura che non è nel mio genere, però va bene, ed è appunto Nel modo in cui cade la neve di Erin Doom, ed è anche autografato, eccolo qui. Sono curiosa, molto molto curiosa. Devo togliere poi questo bollino. Questo veniva 15,90 mi sembra, 16,90, e niente, sono qui che aspetto e spero che sia questo che la fabbricante di lacrime non mi deluda. Sono andata allo stand Fazzi e ho visto delle anteprime, dei piccoli libricini appunto con dei primi capitoli di libri. Allora, io sono andata lì per prendere, sono sincera, Ledgeborn, che oltretutto mi dovrà arrivare in libreria dal 12 di luglio, e farò anche un GDL insieme a Miriam, la mia carissima Miriam di Miriam Books, quindi vi lascio il suo profilo qui sotto e stay tuned perché appena esce facciamo un GDL. Successivamente poi, prendendo quello, ho preso anche il segnalibro di Brava Ragazza Cattiva Ragazza, perché appunto in quel momento lo stavo leggendo e volevo il segnalibro abbinato, e il ragazzo alla cassa mi fa: beh, allora se stai leggendo quello prendi anche l'anteprima di questo libro, che sarebbe Re Bianco di Juan Gomez Jurando, in libreria dal 5 luglio. Sinceramente non so di cosa parla, l'ho preso perché comunque me l'ha consigliato, però vi ricordo che io ero andata lì per questo, però mi fa piacere comunque che mi abbia consigliato questo libricino sapendo appunto che stavo leggendo quello, quindi è stata una bella scoperta andare allo stand Fazzi, però avendo quasi tutte le uscite loro che mi interessano non ho comprato nulla. Il libro appunto che volevo chiedere alla ragazza dell'ufficio stampa ma non l'ho trovata lì, allora gli ho scritto un'email e allora poi, finito il salto, me l'ha mandato, è stata Fireborn. Questo libro qui, Il giuramento dei cacciatori, mi ispirava tantissimo, l'ho visto veramente tanto in giro, pagine colorate, quindi già questo mi ha un attimo fatto innamorare, ed è veramente bello secondo me perché è piaciuto a tutti, non ho sentito un parere negativo, non ho idea di cosa parli, ma sono sicura sia nelle mie corde. L'hanno letto e recensito bene persone di cui mi fido, che il parere e i gusti sono simili ai miei, e appunto voglio dargli una possibilità. Sicuramente entro l'estate 2022. Non vi faccio vedere qui sotto che casino, perché ogni volta che prendevo una busta la buttavo per terra. Comunque questo appunto è stato il mio bottino al salto. Questo è stato il mio bottino al Salone del Libro del 2022. Vi avrò lasciato qualche clip nel video. Ringrazio tutte quelle che mi hanno fermato, ringrazio le mie amiche per avermi sopportato, e anche Chiara che ha voluto un autografo addirittura da me. Vi metto la clip. Ho incontrato una ragazza super super dolce che si chiama Chiara, ma non è lei, è un'altra Chiara rispetto, wow, a lei. Ed è lei. Allora, dimmi il tuo nome di Instagram. Lo lascerò qui in sovraimpressione, qui sotto ci sarà anche il link, andatela a seguire perché è dolcissima. Cioè mi ha chiesto l'autografo a me che non so scrivere. Okay. Adesso metterò una... Adesso... Vedete almeno, vedrete anche le loro scritture. Ah, il mio è...
Sunflower, però vabbè, io Francello Books, ma se state guardando questo video già lo sapete, e ho scritto che deve leggere Tenebre Ossa. Like se la pensate come me. Ciao. Ciao ciao. E niente, io spero che appunto il bottino vi sia piaciuto, vi auguro una buona giornata, vi ricordo di andare a seguire sui miei social, Instagram, TikTok, il blog e Goodreads, e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao.